Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, perché oggi, come di consueto, ogni volta che esce un evento io vi porto la mia guida personale per darvi qualche trucco, per darvi qualche consiglio e cercare di migliorare i vostri punteggi all'interno di questo evento. Oggi vi farò vedere la mia strategia, che tra l'altro ho modificato rispetto al video che avete visto sicuramente ieri o quando è stato, sì, ieri, perché in teoria questo lo sto pubblicando il giorno dopo, perché vi farò vedere appunto la mia strategia per riuscire in un qualche modo a gestire meglio la situazione dei combattimenti. Ci sono un paio di combattimenti che possono essere veramente fastidiosi, possono risultare molto frustranti, dipende come vengono affrontati, quindi vi darò praticamente dei consigli per cercare ovviamente di ottenere il miglior punteggio possibile. Allora, andiamo prima di tutto a vedere come è strutturato questo Dungeon Very Hard. Quindi le informazioni del dungeon sono che abbiamo un potere ovviamente di fuoco e ghiaccio aumentato, in questo caso fuoco 10% e ghiaccio 20%, e poi i vari crisis level che aumenteranno man mano che sconfiggeremo i boss. Infatti i livelli di crisi si vanno ad aumentare, cioè vanno ad aumentare quando sconfiggeremo i symbol boss, quindi tutti quei boss che incontreremo in giro per la mappa. Lo score bonus in questo caso è vincolato alla sconfitta di Reno, ovvero il super boss, cosa che io per il momento non faccio, anche perché il power level per sconfiggere Reno è fin troppo alto e devo trovare una strategia viabile per poterlo sconfiggere senza troppi malus. Quindi vedremo. Per quanto riguarda invece tutti i boss, i symbol boss, abbiamo questi, che saranno praticamente tutti i nemici che affronteremo durante il combattimento. Il Red Dragon rappresenta il boss finale, così come anche Reno rappresenta il boss finale, quindi qui dobbiamo scegliere se affrontare Red Dragon o se affrontare Reno, quindi qui poi si vedrà. Il Fieri Condor è il primo che andremo a combattere, debole ghiaccio e sigilli cerchio e X, anche se vi posso già dire che il simbolo X non vi servirà a nulla, utilizzate i simboli a cerchio che vanno bene per tutti. Il Queen Grass Strike, che penso sia il boss più fastidioso, cioè questo sia il penso che questo sia il combattimento più fastidioso effettivamente di tutto l'intero dungeon, e dopo vedremo il perché. I tre soldier, che probabilmente li metterei al secondo posto come combattimento più infame, e poi il behemoth, che con le giuste precauzioni in realtà non risulta essere troppo difficile, e poi Reno, essendo comunque il super boss, non, che ve lo dico a fare, è comunque già difficile di suo. Le ricompense della prima volta ovviamente sono le classiche, quindi gemme, monete, eccetera eccetera, e poi man mano che ovviamente completeremo nuovamente il dungeon avremo altri score e avremo sicuramente altre ricompense, che sono veramente molto minime, proprio per evitare un abuso del farming praticamente di questi, diciamo, di questi eventi gratis, perché fondamentalmente sono degli eventi gratis. Per quanto riguarda la mappa invece, che cosa dobbiamo far vedere? Dobbiamo far vedere il nostro punto di partenza, che è questo, le casse azzurre che rappresentano le rare chest da prendere, mentre invece le casse gialle rappresentano le common chest che ci daranno oggetti per il, diciamo, per il continuo del nostro, dei nostri combattimenti. Prendete assolutamente le casse, cioè prendetele queste casse, perché il gioco tiene conto di quanti oggetti avete nel vostro inventario e di quanti ne utilizzate, quindi è molto importante questa cosa. E poi qui ci sono tutti i vari boss e il percorso che faremo, quindi noi partiremo da qui, scenderemo e incontreremo il primo boss, che come power level ovviamente rimane a 64.700, perché vi ricordo che i livelli di crisi aumentano man mano che sconfiggerete i symbol boss, quindi questi boss che si vedono qua. Poi qui abbiamo il secondo combattimento, in teoria molto 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 infame. Qui abbiamo il behemoth, poi scendiamo e abbiamo i tre soldier, il ponte e infine al posto del guard scorpion abbiamo il red dragon. Quindi
Questo sarebbe in teoria il percorso da fare. Io invece ve ne farò vedere un altro alternativo, dove vi permetterò in un qualche modo di giostrare un po', diciamo, i vostri personaggi, i vostri team in generale. Quindi direi che la strategia c'è, bisogna effettuarla nella maniera corretta. Per quanto riguarda il mio setup, ovviamente che cosa dobbiamo dire? Sephiroth che mi farà sia danni fuoco che ghiaccio, dato che abbiamo la Crimson Blade che sfrutteremo in questo caso. Sigillo ovviamente circolare però fisico, e vi spiegherò dopo il perché. E poi ovviamente materie che mi servono solo per incrementare il mio boost di attacco magico, e poi la summon di Ifrit. Eris che invece si dedicherà alle cure e all'abbassamento dell'attacco fisico dei nostri avversari, sia con The Brave per i nemici singoli, sia con la Guard Stick invece per i nemici quando ce ne saranno di più, quindi per fare un abbassamento dell'attacco AOE. Anche lei con però Ruin magica, che tanto non la utilizzeremo, e la cura al Fog, perché potrà esserci utile contro alcuni nemici che per l'appunto infliggono lo status Fog. Lo status Fog, per chi non lo sapesse, ovviamente allunga il tempo di ricarica delle skill, perché è come se attribuisse due barre invisibili ATB piene, quindi il nostro personaggio dovrà, cioè, anzi blocca praticamente due barre ATB, quindi il nostro personaggio dovrà caricare di più per effettuare una skill. Quindi se io devo effettuare una skill da 4, devo caricare 6 barre ATB fondamentalmente, con Healing Wind come limit, perché giustamente mi servono magari le cure d'emergenza. Cloud invece che fa danni al solito, Hard Edge per debuffare la difesa fisica, e poi Blizzara e Fira Blow per ottenere gli attacchi magici che mi servono in questo caso, e Summon di Shiva. Le statistiche ovviamente ve le faccio vedere anche. Sephiroth ovviamente incentrato sull'attacco magico, Eris che se la gioca con attacco magico e cure, e Cloud invece improntato sull'attacco fisico, quindi fisso sull'attacco fisico. E vabbè, le sub weapon in questo caso per tutti quanti sono a aumentare gli attributi magici per Sephiroth e HP, per Eris invece aumentare cura, attacco magico e HP, e poi per Cloud invece attacco fisico e HP, quindi al solito senza problemi. Detto ciò, direi che ci possiamo concentrare e possiamo entrare nel dungeon. Allora ragazzi, cominciamo con partire da questo lato. Ovviamente vi ricordo di prendere gli oggetti, perché appunto lo score verrà calcolato anche in base a quanti oggetti avete nell'inventario e quanti ne utilizzerete a fine partita. Il primo combattimento non è nulla di incredibile, è molto semplice. Non ci sono grossi problemi. Si riesce a gestire abbastanza in fretta il combattimento, senza subire neanche troppi danni, che è una cosa buona. E qui ovviamente inizia già la prima scelta che potete rischiare se volete aumentare il vostro score, oppure aumentare la potenza di fuoco o ghiaccio. Scegliete voi. Io vi faccio vedere appunto una strategia un po' più offensiva, anche se io comunque ho già fatto questa mia strategia, diciamo, l'ho già comunque testata e funziona, però voglio farvi vedere il massimo del risultato che potreste ottenere. Quindi mi vado a prendere lo score del 30%. Successivamente andiamo a prendere gli altri oggetti. Scendiamo ancora qui in basso e affrontiamo subito il secondo boss. Qua dobbiamo fare un attimo una piccola opera di pulizia. Quindi eliminiamo
Eliminiamo subito i minion. Benissimo. Una volta eliminati i minion, ci concentriamo sul nostro amico. Vediamo ora chi targetta in realtà, perché bisognerebbe vedere. Oh oh, non ho switchato la stance. Ok, va bene, riesco a gestirlo lo stesso. Peccato perché Cloud infatti ha perso parecchi HP. Ecco, ora qui bisogna fare attenzione perché mi sa che Cloud ci muore. Non riesco a breccarlo in tempo, mi sa. No. Questa fase è la più brutta praticamente del combattimento. È letteralmente la più brutta perché vi indebolisce e poi vi targetta esattamente quello che magari non deve essere targettato. È veramente, veramente fastidiosa questa cosa. E tra l'altro il fatto che mi sia morto Cloud adesso è per me una grandissima cazzata. Cioè, nel senso, è una grandissima rottura di palle in realtà. Qui abbiamo già perso praticamente attacco fisico e attacco magico, per cui perderne ancora qui non ne vale la pena. Quindi incrementiamo la potenza di fuoco e ghiaccio, almeno qui. Qui abbiamo un incontro scriptato. Ecco, Cloud è subito rimorto. Lo volevo curare subito, ma non ci sono riuscito. Qui con Sephiroth possiamo andare di Blizzara, che tanto riusciamo a buttarli giù lo stesso. Allora, la cosa positiva è che comunque Eris e Sephiroth non hanno perso troppi HP. È una cosa positiva in realtà. Cioè, sono al 9,7% di HP massimi, quindi possiamo in un qualche modo curarli. Anche perché questi nemici ci droppano una tenda. Quindi scendiamo a questo punto. Non facciamo subito il Behemoth, perché conviene a questo punto fare prima i nostri amichetti soldier. Usiamo la tenda, ovviamente, qui siamo costretti. Il nostro primo oggetto utilizzato della run. Dobbiamo cercare anche di essere veloci, perché vi ricordo che c'è un bonus anche per la velocità. Allora, intanto Whiteout lo possiamo fare, giusto per fare qualche danno. Teniamoci la Healing Wind di riserva. Qui se Cloud avesse avuto la sua limit sarebbe stato perfetto. Ah, perché tra l'altro ho sbagliato anche a mettere la limit. Se ce l'avete mettete Hellfire, che fa danni AOE, ovviamente. Qui ovviamente i danni fuoco sono importantissimi, perché i nostri avversari sono deboli al fuoco. Ok, qui pariamo. Facciamo anche Healing Wind in questo caso. Non lasciamo nulla al caso. E ora ricominciamo la nostra fase offensiva. Qua se avessimo avuto la summon con sarebbe stato molto più comodo. Però purtroppo non ce l'abbiamo e quindi purtroppo perderemo un po' più di tempo. Allora, brecchiamo.
qui Barrett avrebbe fatto un lavoro incredibile. Perché qui Barrett avrebbe fatto un lavorone. Bene, e qui adesso divertiamoci. Anche se loro sono deboli, anche se loro sono deboli al fuoco, a noi non ci interessa. Qui adesso noi andiamo con l'attacco più forte a prescindere. È riuscito a fare addirittura plunge. Mamma mia. Sono andato peggio rispetto alla scorsa volta. Perché io l'avevo ammazzato prima. Invece è riuscito a fare l'attacco plunge. Questo è un problema. Va bene. L'importante è che li abbiamo sconfitti. Qui. Altro score boost. Ovviamente. E qui sono costretto ad utilizzare il mio terzo oggetto. Sì, ecco qua. Purtroppo devo far risollevare un attimo Cloud, perché altrimenti qui è un casino. Ok. Adesso possiamo affrontare il Behemoth. Madonna, ogni volta sta roba. Allora, facciamo subito un Healing Wind. Così Cloud ritorna un attimino in vita. E poi facciamo Hellfire. Perché ovviamente fa danni a OE. Ovviamente non sono tantissimi, però sono comunque dei danni a OE. Certo, se avessi avuto modo di aumentare un po' di più, sarebbe stato meglio, però... Allora, eliminiamo subito qua i minion. Altro, ho sbagliato la stance. Tanti errori di distrazione qui, eh. Qui ora sto body slam. Body slam non so se lo resiste, eh? Mamma mia. Appello proprio. Ok. Qui adesso, ragazzi, si va di Ruin Blow. Attenzione con Eris, non fatele fare... Non fatele fare altri attacchi, perché se fate attacchi magici lui countera. Ecco perché ho messo i Ruin Blow con il sigillo circolare. Va bene, adesso lo possiamo fare perché tanto ormai è breccato. Qui abbassiamo l'attacco fisico più che possiamo. Rifacciamo le nostre limit per fare qualche dannuccio in più. Ok, qui ora si brecca di nuovo. Ecco, qui facciamo attenzione solo a quando... Ok, abbiamo anche la cura, va bene. Abbiamo pochissimi HP purtroppo, perché ci stanno veramente massacrando. Porca miseria. Qui stiamo soffrendo di più rispetto alla mia scorsa run, sto soffrendo di più. E anche perché lui si è buffato, quindi io non l'ho debuffato praticamente.
Però ce l'abbiamo fatta. Un po' così, però ce l'abbiamo fatta. E adesso qui, ragazzi, si punta ovviamente al Red Dragon. Non possiamo assolutamente tentare di... Oddio. Ok. Stavo miscliccando per l'ennesima volta. Qui dobbiamo necessariamente puntare... al Red Dragon. Però prima c'è un'altra cosa che dobbiamo fare. Dobbiamo cercare di resistere a questi trash mob. Cacchio. Niente, è morta Eris, mi sa che qua è finita. Ok, limit di Cloud qui per forza che AOE. Almeno li eliminiamo. Potete anche farli morire, personaggi, tranquilli. Tanto non causa un malus nel... Non causa un malus nello score la morte, non vi preoccupate. Perfetto, ce l'abbiamo fatta proprio per il rotto della cuffia. Ora qui, prima del boss finale, ovviamente utilizziamo la nostra tenda. E se volete essere un po' più sicuri, un Blizzard Cocktail su Sephiroth. Abbiamo... un meno 40% di HP, ma dovremmo riuscirci. Spero. Spero di riuscirci, perché il boost ghiaccio su Sephiroth lo aiuterà a fare molti danni. Quindi... dovremmo riuscire a gestire bene la situazione. Ok, sta targettando Eris. Questa non è una cosa bellissima, in realtà. Ok. Ci siamo difesi un minimo, ma... non credo di breccarlo. Infatti. Mannaggia la pupazza. Che sfiga che mi ha colpito. Pensavo di gestirlo un po' meglio, in realtà. Ok, qui ci ha ridotto l'attacco fisico, però noi ovviamente andiamo avanti e qua lo facciamo fuori. Con un pochettino di ansia addosso, che fa sempre piacere, però ce l'abbiamo fatta. Sono stato fortunato che non mi ha ritargettato Sephiroth, in realtà. Però se volete rischiare e comunque cercare di ottenere un buon punteggio, questa è la soluzione migliore. Ovviamente poi per fare Reno ho in mente già un altro setup che probabilmente farò a parte. Ecco, come potete notare abbiamo 1.295.991. Non è andato male, in realtà. Non è andato male. Io ho fatto forse un pochettino di più nella mia run originale. Abbiamo utilizzato giustamente qualche oggetto, perché dovevamo necessariamente utilizzarli in quella fase, però dipende il vostro team, potete decidere anche di non utilizzare gli stessi oggetti che ho utilizzato io. E come potete notare, comunque lo score è decisamente buono. Bisogna fare attenzione, ragazzi, bisogna fare anche un po' di strategia e di RNG, che non guasta mai, però come potete notare il risultato si può fare. Quindi
Spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere ovviamente come vi sta andando l'evento e io spero di potervi incontrare in un prossimo episodio. Bye bye!